Bianca Neri 0079. C'era una volta, anzi, per raccontare questa nuova inizieremo dalla fine. Ma appena mi baciava sulle rosse labbra, la principessa si svegliò dal lungo sonno, lo vide e si innamorò di lui. Il principe la condusse al castello sul suo bianco cavallo e vissero sempre felici e contenti. Qualcuno di voi ha mai immaginato che fine fanno le principesse nelle fiabe? Nessuno? Allora, visto che la storia di Biancaneve è già stata scritta sotto forma di fiaba innumerevoli volte, io scriverò un sequel. C'era una volta una famosa attrice di nome Biancaneve. La sua fama era dovuta al famoso regista hollywoodiano Walt Disney. Anche lo stesso regista doveva la sua fama a lei, perché Biancaneve era stato il suo primo film. Ne uscirono molte repliche, di cui una recente, con Julia Roberts. Un giorno arrivò a casa di Biancaneve una lettera con su scritto: «Egregia signora Biancaneve, invitiamo alla prima del suo film, la versione rivisitata in 3D. L'aspettiamo agli studi hollywoodiani. Distinti saluti». Arrivò il giorno e la più bella delle dame si preparò per recarsi agli studi con la sua limousine. Appena arrivata sul red carpet, tappeto rosso, fu illuminata da una scia di flash. C'erano tutti i personaggi delle fiabe pronti a farsi immortalare nei più famosi magazine americani. A un certo punto entravano tutti e il film iniziò. Alla fine del film ci furono i ringraziamenti e i discorsi. Un ringraziamento particolare alla protagonista. Forza Biancaneve, vieni su questo palco! Ma Biancaneve non c'era. Era scomparsa. Un gruppo di loro pensò a trovarmi nella midone e tra la folla circolò il nome della matrigna cattiva. In effetti, anche lei mancava l'appello. La security non aveva notato movimenti sospetti, ma avvertì subito la polizia. I migliori investigatori si presentarono, ma nessuno la trovò. A un certo punto, i sette nani, che per lavoro facevano gli investigatori, iniziarono le ricerche per la loro Snow White e divennero insieme gli 007 nani. Ognuno di loro era dotato di un eye mask, un telefono ultra tecnologico con disegnata sul retro la maschera dello specchio che avevano solo gli investigatori più esperti. Hai maschera delle mie brame! Dimmi com'è la più bella delle brame! Disse dotto al suo mask, sul quale come una mappa. Questo strumento aveva anche un'applicazione futuristica, il teletrasporto. E così arrivano alla destinazione. Si trovavano in un bosco e i nani si divisero tenendosi in contatto. A un certo punto, il nano da un milione, cioè piccolo, si trovò davanti una casetta di legno. Intravide anche una nanetta e se ne innamorò. Si avvicinò a lei e la nanetta gli disse: «Pisolo, se vuoi che io sia tua, scordati di Biancaneve e vattene!» E Pisolo cadde in un sonno profondo. Tutti e sei nanetti si incontrarono davanti alla casetta. Videro Pisolo appisolato, lo svegliarono ed entrarono. Vide il principe con un suo complice, era il cavallo. In realtà, infatti, grazie al sortilegio di una donna che faceva il chirurgo strega e che abitava nel bosco, il cavallo era stato temporaneamente trasformato in una nanetta. Scoprirono anche lì che il principe aveva rapito Biancaneve perché doveva essere lui il più bello del reame. Il principe fu arrestato dalla polizia. Gli diedero nel caso per tentato omicidio e rapimento di superstar. Intanto aveva ottenuto lo stesso la fama e il successo. Tutti si scusarono con la madrigna, che non era presente a causa della canna. Non lo sapete?
Conferenza Attori Malvagi. Il cavaliere tornò ancora una volta nella sua lingua con il titolo Più bella del reame. E vi siamo tutti tranquilli, belli, felici e contenti.